La provincia di Teramo è stata la prima in Abruzzo ad istituire un centro antiviolenza e una casa rifugio per le donne che dopo la denuncia devono abbandonare la propria abitazione. Il nostro centro antiviolenza La Fenice di Teramo, che è in via Trento e Trieste, è l'unico centro antiviolenza che è praticamente sostenuto da un ente pubblico, perché gli altri centri antiviolenza della nostra regione sono praticamente guidati da cooperative. Quindi il nostro centro antiviolenza è retto da fondi pubblici. Abbiamo anche la Casa Maia, che è una casa rifugio dove le donne costrette ad abbandonare la propria famiglia in seguito alle violenze subite trovano rifugio. Le donne devono non sentirsi sole, devono rompere il silenzio e devono denunciare, perché ci sono intorno a loro le istituzioni che possono sostenerle, come il centro antiviolenza, che garantisce il supporto di una psicologa, il supporto di un legale, e la casa rifugio, dove le donne possono stare in serenità e ritrovare quella serenità perduta. C'è anche la consigliera di parità, che è un pubblico ufficiale nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in ogni provincia è a disposizione per ricevere le denunce e per sostenere in giudizio tutte le vittime di violenze sui luoghi di lavoro. Se quindi una donna viene discriminata sul luogo di lavoro o subisce violenze o molestie, può essere assistita in giudizio dalla consigliera di parità, la quale può stare in giudizio o in autonomia o sostenendo la vittima. Quindi il datore di lavoro potrebbe trovarsi di fronte non solo la lavoratrice, ma la lavoratrice e la consigliera di parità, quindi due controparti.